Zero della lista Tsipras. Tsipras. Oddio. Non è che ero da solo, qualcuno c'era della lista, non molti, però qualcuno era della lista Tsipras. Qualcuno era della lista Tsipras perché era nato in Puglia. Qualcuno era della lista Tsipras perché aveva visto troppe volte come te nessuno mai. Qualcuno era della lista Tsipras perché l'acqua pubblica per allungare il legittimo impedimento e sovranese movimenti Shoah. Mai capito cosa dicono da quei furgoni? Mai. Qualcuno era della lista Tsipras perché al campeggio del Riot è pieno di figa. Qualcuno era della lista Tsipras perché beveva la Peroni e si commuoveva ai concerti dei Modena City Ramblers. Qualcuno era della lista Tsipras perché vedeva Pisa Pia come una promessa, Vendola come una poesia, la Puglia come il paradiso terrestre. Molto esageriamo, ok? Qualcuno era della lista Tsipras perché la patrimoniale oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno della lista Tsipras perché erano candidati attori e cantanti. Qualcuno era della lista Tsipras perché non conosceva bene attori, cantanti, candidati e affini. Qualcuno era della lista Tsipras perché non sapeva rinunciare alle Birkenstock. Qualcuno perché aveva paura di uscire dal tunnel della droga e entrare in quello dei neutrini. Qualcuno era della lista Tsipras perché dentro c'era la grande rifondazione comunista. Qualcuno era della lista Tsipras malgrado ci fosse la grande rifondazione comunista. Qualcuno era della lista Tsipras perché la cultura non lo esigeva, il teatro non lo esigeva, la letteratura nemmeno, insomma, della lista Tsipras non gliene fregava un cazzo a nessuno, che è una cosa che a me comunque mi piace. Qualcuno era della lista Tsipras perché alle assemblee, quando uno faceva un discorso, applaudiva così, per non offendere i sordomuti, che comunque del discorso non avevano capito un cazzo, quindi era Qualcuno era della lista Tsipras perché il papà, il nonno, lo zio, la mamma erano diventati renziani. Tutti. Tutti. Qualcuno era della lista Tsipras perché Rodotà è una brava persona. Eppure Claudio Ricci, guarda, è stata pranzo e bravo. Qualcuno era della lista Tsipras perché Marchionne non è una brava persona. Qualcuno della lista... Fate questo applauso! Sì, Marchionne! Qualcuno era della lista Tsipras perché non aveva ancora avuto la crisi mistica. Qualcuno era della lista Tsipras per fare rabbia al PD. Qualcuno era della lista Tsipras perché stava dalla parte dei precari. Qualcuno perché non ne poteva più di fare il precario. Qualcuno era della lista Tsipras perché metteva gli asterischi in fondo alle parole. Car compagna, su tut qua rimit. Qualcuno era della lista Tsipras perché aderivano, ve ne informo, anche i verdi del Trentino Alto Adige, cioè i verdi in generale no, ma quelli dell'Alto Adige alla grandissima. E Cleve Tsipras! Qualcuno era della lista Tsipras perché faceva il ricercatore, ma non l'avevano preso all'estero. Qualcuno perché l'avevano preso all'estero, ma gli mancava riso, patate e cozze. Qualcuno era della lista Tsipras perché non sopportava che le feste dell'unità si chiamassero PD e che il primo maggio fosse pieno di sponsor dell'ENI. Qualcuno della lista Tsipras perché prima era talegnano. Qualcuno era della lista Tsipras perché scriveva fanculo le multinazionali, fanculo Bill Gates, fanculo la Apple dal suo iPhone. Qualcuno era della lista Tsipras perché era andato a lezione di matematica dalla sinistra arcobaleno. Allora compagni, allora guarda, abbiamo rifondazione al 6, i comunisti italiani al 2,5, i verdi al 2. Allora dalla sinistra democratica secondo me ci arriva almeno un 2,5, 3, forse anche 4%. E solo così siamo al 13. Poi vuoi mettere il valore aggiunto di un soggetto unico? Vuoi mettere il potere attrattivo di un unico soggetto? Secondo me arriviamo anche al 18, eh! Tsipras perché non aveva fatto in tempo a sentire Cofferati in piazza a Roma,
ma a votarlo come sindaco di Bologna, sì. Qualcuno della lista Tsipras perché non c'era niente di meglio. Qualcuno della lista Tsipras perché abbiamo il peggiore centro-sinistra d'Europa e forse del mondo. Qualcuno della lista Tsipras perché lo Stato peggio che da noi solo in Grecia. Qualcuno della lista Tsipras perché anche dopo aver visto La vita è bella di Benigni continuava ostinato a pensare che Auschwitz non l'avessero liberata gli americani. Qualcuno era della lista Tsipras perché non ne poteva più dei governi di larghe intese, macellai e liberisti. Qualcuno della lista Tsipras perché non tutti hanno voglia di morire democristiani. Qualcuno era della lista Tsipras perché non sopportava l'idea che qua si licenziassero gli operai per delocalizzare nei luoghi in cui 20 anni prima abbiamo bombardato scuole e ospedali. Qualcuno era della lista Tsipras perché era così antico che preferiva ancora scendere in piazza piuttosto che stare a sbraitare davanti a uno schermo. Qualcuno della lista Tsipras perché il 25 aprile è la festa più bella che abbiamo in questo paese. Qualcuno era della lista Tsipras perché quando in piazza ci andiamo noi mai che i poliziotti ci tolgano i caschi. Qualcuno era della lista Tsipras perché si ostina ancora a sognare una libertà diversa da quella americana e anche da quella tedesca. Qualcuno era della lista Tsipras perché la TAV, il MUOS, Terzigno, la Diaz e Bolzaneto, Pomigliano d'Arco, Sesto San Giovanni, il Sulcis, l'Ilva, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno lista Tsipras perché quella cosa rossa sotto la testa di Federico Antonanti non era un cuscino, i lividi sul corpo di Stefano Cucchi non erano fame e Carlo Giuliani non è stato ucciso a Tassate. A voler cambiare ancora le cose. Qualcuno della lista Tsipras in quel momento lì, ma poteva essere anche un'altra cosa, era uno di quelli che aveva ancora dentro quello slancio, quel desiderio di stare insieme in un modo diverso. Qualcuno era della lista Tsipras, forse erano pochi, forse meno del 4%, non lo so, forse residuali, un ultimo sussulto di una storia che forse è finita e forse non tornerà più. Qualcuno era della lista Tsipras perché non poteva rinunciare a sentirsi di sinistra, qualunque cazzo di cosa questo voglia dire adesso. Qualcuno era della lista Tsipras perché credeva ancora di poter spiccare il volo insieme. E ora? E anche ora, come allora, ci si sente divisi in due. Da una parte l'individuo 2.0, con i piedi per terra, perfettamente inserito con la sua dose di cinismo e disillusione, e dall'altra i gabbiani, senza quasi l'intenzione di volare, in balia delle correnti, risospinti senza posa, nel passato.